Noi non siamo una squadra che ha un recinto chiuso. Le liste si depositano il 7 maggio. Io sento tante anticipazioni e tante cose. Io prima di depositare le liste dobbiamo guardare uno per uno tutti i candidati, casellari giudiziari, carico pendente, autocertificazione molto rigorosa e nei casi dubbi analisi del sangue. Nelle liste d'EMA non ci sarà nessun candidato iscritto alla massoneria, almeno che ne siamo noi a conoscenza, chiaramente. Quindi questa è la nostra posizione. Per il resto non avremo impresentabili, ma non vi meravigliate se nelle mie liste non ci siano persone che siano tutte della stessa ideologia del sindaco, che noi dobbiamo vincere al primo turno e per vincere al primo turno dobbiamo non avere camorristi, non avere persone legate con la camorra, non avere impresentabili, non avere corrotti, non avere delinquenti, avere persone pulite, ma non sarà il recinto del centro-sinistra. Il sindaco è un uomo di sinistra che garantisce gli equilibri della coalizione, parla a tutta la città e come tutti i grandi movimenti di liberazione che la storia ha conosciuto non sono movimenti di una parte. Noi abbiamo messo in campo un movimento popolare che attraversa l'intera città.